What are you doing? I'm sharp my skates. Siamo a Bormio, siamo alla 21esima edizione del Valtellina Trophy, una gara internazionale organizzata dalla Bormio Ghiaccio. Siamo in rappresentanza di circa 17 nazioni con 40 club. Abbiamo iscritto circa 240-250 ragazzi. Arrivano praticamente da tutta Europa, dalla Russia, dall'Ungheria, dalla Gran Bretagna. Abbiamo presenti anche i nostri ragazzi della nazionale, fate conto che molti dei nostri ragazzi della Bormio Ghiaccio entrano poi in nazionale, sono entrati in rappresentanza della nazionale, squadra azzurra, a partire da Arianna Fontana e Yuri Confortola, che sono forse i più rappresentativi che abbiamo noi. Sono qua a questa gara soprattutto per preparare le gare più importanti, cioè le Coppe del Mondo. Appena rientrati da due Coppe del Mondo, dove era il mio rientro dopo due anni, dopo l'infortunio in Coppa del Mondo, partivo in un ranking un po' sfavorevole, visto che ero stato tanto fuori. Però sono andato bene. Sono tornato, ovviamente, adesso le energie sono un po' quelle che sono, ma sto usando questa gara soprattutto per provare tipi di sorpassi, provare i 500 metri che non è la mia distanza. Diciamo che è una gara in funzione di allenamento e prova per le gare più importanti. Abbiamo circa una 40-45 ragazzini, cerchiamo sempre di fare dei corsi di avviamento con i bambini delle scuole elementari e l'ultimo anno dell'asilo, quindi diciamo dai 5 anni in su arrivare ai 6-7 anni. Quest'anno abbiamo appena finito uno dei corsi con appunto una 40 ragazzini, speriamo che di questi qualcuno venga a far parte della Bormio Ghiaccio, poi ripeteremo il corso comunque in primavera per cercare sempre di ampliare la rosa. Poi abbiamo quattro gruppi in base a, diciamo, la preparazione che hanno, quindi parte un gruppo che sono quelli proprio appena dopo l'avviamento, arrivando al gruppo A, che praticamente sono i più bravi, di cui abbiamo qualcuno che è la nazionale juniores. È un'emozione grande perché ci aspettavamo degli avversari anche forti, comunque ci siamo fatti valere anche noi. E comunque giocare in casa è sempre bello. Lo short track in Italia non è molto conosciuto, è uno sport piuttosto povero, però vedo che con gli anni diventa sempre più numeroso e anche combattivo il livello italiano.
per chi vuole cominciare a praticare questo sport lo consiglio, perché io mi ricordo quando ero piccolina che ho iniziato, era proprio un passatempo, un gioco, un momento di ritrovo tra i bambini e stare insieme, divertirsi. Quindi quando si è piccoli è proprio un momento di svago, ci si diverte, poi appunto sei piccolo, ti butti sul ghiaccio, scivoli. E poi man mano cresce la passione, poi appunto in queste gare qui come il Valtellina Trophy hai la possibilità di vedere magari anche gli atleti più grandi di te, tipo, mi ricordo io quando ero piccola che facevo questo tipo di gare, venivo sempre al pomeriggio a guardare gli atleti più grandi per imparare e per guardarli, perché comunque è sempre uno spettacolo.